Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco, mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ringraziamo, cari fratelli, il Signore che in questa messa ci vuole donare in pienezza lo Spirito Santo. Invochiamo adesso proprio lo Spirito Santo perché scenda nei nostri cuori e ci converta, ci santifichi nella maniera più perfetta. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Avete ascoltato, cari fratelli, queste belle letture che ci devono aiutare, come vi dicevo sempre, ci devono aiutare a vivere nella maniera più perfetta la consacrazione, ci devono aiutare ad accogliere lo Spirito Santo. Cari fratelli, lo Spirito Santo vuole entrare in noi, vuole possedere la nostra vita, il nostro corpo, la nostra anima. Tutta la Trinità vuole possedere la nostra anima e il nostro corpo. La Trinità si vuole manifestare in noi, cari fratelli e sorelle. Dio infinitamente grande, infinitamente onnipotente, oggi più che mai vuole prendere possesso della nostra vita, vuole vivere in noi, ci vuole liberare da ogni peccato, ci vuole santificare, ci vuole riempire di fede, di pazienza, della santità. Cari fratelli, guardiamo oggi con grande fiducia la croce di Cristo, la Madonna di cui oggi celebriamo la presentazione al Tempio, ha vissuto tutta la sua vita immersa nel mistero della croce di Cristo, cari fratelli. E allora oggi la Santissima Trinità vuole aiutarci a seguire Gesù e Maria su questa via della croce, ci vuole aiutare a rinnegare completamente noi stessi
e a seguire Cristo e Maria su questa via della croce, via meravigliosa, via divina, cari fratelli. Signore ci vuole far percorrere questa strada nella maniera più perfetta. Avete sentito oggi nel Salmo responsoriale la Madonna, perché abbiamo recitato il Salmo, che poi in realtà non è un Salmo, è una parte del Vangelo, Magnificat. Avete sentito le parole della Madonna che dice: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Vedete, il Signore ha donato a Maria di percorrere la via della croce, il Signore ha donato a Maria di essere santa, il Signore ha donato a Maria una fede straordinaria, e la Madonna ha accolto questi doni di Dio. Signore vuole donare anche a noi queste cose, vuole donarci la santità, vuole donarci di camminare sulla via della croce, vuole donarci la fede perfetta, cari fratelli e sorelle. Ringraziamo il Signore perché vuole fare grandi cose anche in ciascuno di noi. Cari fratelli, non vi sto raccontando così non vi sto presentando delle pie illusioni, eh? È la verità, cari fratelli. I santi hanno seguito Cristo e la Madonna sulla via della croce. Il Signore vuole santificare anche noi. Guardiamo Cristo sulla croce, questa è la via della santità, e il Signore ci vuole portare su questa strada. Nella messa lo Spirito Santo scende in noi proprio perché percorriamo questa strada con Maria, con i santi, dietro a Cristo, cari fratelli. Allora, oggi più che mai, come dicevo, affidiamoci, offriamoci completamente al Signore, perché la santità di Dio risplenda nella nostra vita, perché il Signore finalmente possa prendere totale possesso di noi stessi. Perché vedete, il Signore è infinitamente grande, onnipotente, ma non ci costringe. Il Signore vuole prendere possesso di noi, ma con la nostra collaborazione, cari fratelli. Allora oggi spontaneamente ognuno di noi si offra completamente a Gesù, perché non facciamo più quello che vogliamo noi, ma sia Dio a fare quello che Lui vuole in noi, sia Gesù a parlare in noi, cari fratelli. Mi raccomando, non siate più voi a parlare da oggi in poi, dalla vostra bocca escano parole sante, parole buone, attenzione bene, parliamo veramente come Cristo parlerebbe in noi. Quando parliamo degli altri, riflettete bene, quando parlate degli altri, non dovete essere voi a parlare, cari fratelli e sorelle, deve essere Cristo a parlare in voi, con la sua santità, con la sua luce, cari fratelli. Stiamo attenti a dare giudizi sugli altri, attenzione, deve essere Cristo a parlare in noi, deve essere la Trinità veramente a parlare in noi, con parole veramente sante, con parole che edificano, cari fratelli, non con parole che appunto la Trinità non vuole, con parole distruttive che non vengono da Dio. Attenzione bene, attenzione bene, sia la Trinità sia Cristo a parlare in noi. Vedete, abbiamo detto che il Signore vuole fare grandi cose in noi. Questo significa anche che il Signore vuole parlare attraverso di noi, perché dobbiamo portare le persone alla fede. Dobbiamo portare le persone alla fede, cari fratelli e sorelle.
Allora pensateci bene, le vostre parole portano le persone alla fede? I vostri giudizi sugli altri sono i giudizi di Cristo? Pensateci bene, pensiamoci bene, cari fratelli, riflettiamo bene. La Madonna deve in certo modo parlare attraverso di noi. Noi parliamo come la Madonna? Parliamo come appunto parlerebbe la Madonna se stesse al nostro posto, cari fratelli e sorelle? Riflettiamoci bene, perché come ho detto il Signore vuole fare grandi cose in noi. Non dobbiamo essere noi a parlare, a giudicare gli altri, ma deve essere Cristo in noi, cari fratelli, Cristo in noi, Cristo in noi, la Madonna in noi, lo Spirito Santo in noi. Siamo guidati sempre dallo Spirito Santo? Allora quando parliamo, se dobbiamo parlare, invochiamo prima lo Spirito Santo. Verifichiamo che sia lo Spirito Santo a parlare in noi con la sua parola potente, con la sua parola illuminante, con la sua parola santificante, cari fratelli. E se non è lo Spirito Santo a parlare in noi, stiamo zitti, attenzione bene, perché sapete meglio di me quante volte escono dalle nostre bocche parole che non sono di Dio. Allora attenzione, lasciamoci possedere dallo Spirito Santo, rinneghiamo noi stessi. Gesù lo dice nel Vangelo: se chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso. Rinnegare noi stessi, cari fratelli, invece di parlare come ci sentiamo, facciamoci guidare dallo Spirito Santo, preghiamo. E per questo vi raccomando, come già ho detto più volte, rinnovate la vostra preghiera ogni giorno, perché siate in continua preghiera. Pregate ogni giorno per pregare sempre. E quando dovete parlare, pregate prima di parlare, cari fratelli e sorelle, mi raccomando, invece di pensare a parlare, semplicemente pensiamo a pregare, e sia lo Spirito Santo a parlare in noi, cari fratelli, perché questo possa realizzarsi nella maniera più perfetta. Adesso facciamo insieme la preghiera per ottenere la grazia di pregare sempre. Se non vi trovate il foglio, unitevi alla preghiera che adesso faccio io. O Dio dell'anima mia, io spero nella vostra bontà di stare in grazia vostra, e che già mi abbiate perdonate tutte le offese che vi ho fatte. Me ne ringrazio con tutto il cuore e spero di ringraziarvele per tutta l'eternità. Canterò in eterno le misericordie del Signore. Vedo già che la causa delle mie cadute è stata il non ricorrere a voi quando io ero tentato a domandarvi la santa perseveranza. Per l'avvenire propongo fermamente di raccomandarmi sempre a voi, e specialmente allora che mi vedrò in pericolo di ritornare ad offendervi. Propongo di ricorrere sempre alla vostra misericordia, invocando sempre i santi nomi di Gesù e di Maria. Sicuro che pregando non lascerete voi allora di darmi la forza che io non ho di resistere ai miei nemici. Così propongo e prometto di fare. Ma a che serviranno, mio Dio, tutti questi miei propositi e promesse se voi non mi assisterete con la vostra grazia a mettere in esecuzione ciò che ho proposto, cioè di ricorrere sempre a voi nei miei pericoli? Dea, aiutatemi, o eterno Padre, per amore di Gesù Cristo, e non permettete che io lasci di raccomandarmi a voi allorché sarò tentato. Io sto certo che voi sempre mi soccorrerete quando a voi ricorrerò, ma questo è il mio timore: temo di trascurare allora di raccomandarmi a voi e che questa mia negligenza abbia ad essere poi la causa della mia rovina, cioè di perdere la grazia vostra
che la maggior rovina che possa accadermi. Dei per i meriti di Gesù Cristo, datemi la grazia della preghiera, ma una grazia abbondante che mi faccia sempre pregare e pregare come si deve. O Maria, Madre mia, ogni volta che io sono ricorso a voi, voi mi avete impetrato l'aiuto a non cadere. Ora ricorro a voi perché mi otteniate una grazia più grande, cioè di raccomandarmi in tutti i miei bisogni e per sempre al vostro Figlio ed a voi. Regina mia, voi ottenete da Dio quanto cercate, ottenetemi ora, per quanto amate Gesù Cristo, questa grazia che vi domando, di pregare e di non lasciar mai di pregare, sino alla morte. Amen. Vedete, cari fratelli, questa grazia di preghiera incessante è una grazia di liberazione anche, perché con questa grazia il Signore ci vuole liberare dalla nostra pigrizia spirituale e da tanti altri difetti spirituali che ci abbiamo, cari fratelli. Questa grazia di preghiera incessante è una preghiera, è una grazia di liberazione, perché noi siamo incatenati alla pigrizia spirituale, siamo incatenati da tanti altri difetti che ci abbiamo, che ci impediscono proprio di pregare sempre, cari fratelli. Signore, ci vuole liberare, liberare, abbiamo bisogno di essere liberati, cari fratelli. Queste sono catene sataniche che dobbiamo, cari fratelli, spezzare, che Dio vuole spezzare nella nostra vita. Allora pregate perché il Signore rompa definitivamente queste catene, ci liberi, perché possiamo pregare sempre come il Signore vuole. Sia lodato Gesù Cristo.